Questa è una di quelle giornate in cui purtroppo non si può fare affidamento sul tempo. La cosa non è un evento raro per la verità a queste latitudini. La pioggia prevista per la serata non sembra comunque preoccupare tanti supporter giunti fin qui, che come potete sentire dai cori di incitamento sono accorsi numerosissimi. Siamo certi che pioggia o meno stasera sarà il pubblico a fare la differenza. Speriamo quindi che il calcio giocato faccia onore al loro entusiasmo. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Partita già in corso di svolgimento. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica, ma anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende, Fabio, che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan che come lui indossava la maglia numero 13. Tra l'altro io questo lo conosco bene. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Bella apertura. Ci prova. La toglie dalla porta. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Sceglie di battere corto. Ibañez allarga il gioco sulle fasce. Non aveva scelta in questa occasione. Ibañez. Mkhitaryan. Veretout. La Roma al calcio di punizione. Tutto bello, ma la conclusione non va a sé. La Roma ha portato tanti uomini in area di rigore, non sono comunque riusciti a realizzare. Smalling, Cristante, Mkhitaryan, Smalling, Mkhitaryan. Hai visto, Fabio? I loro attaccanti si muovono tanto senza palla, eh? È vero, e mi pare che si abbassino spesso anche per ricevere il pallone. Stanno cercando di rendere la vita difficile ai difensori, perché tutto questo movimento non crea punti di riferimento e la difesa può andare in affanno. Karsdorp, di forza. Provano a ripartire da dietro. Ibañez. Karsdorp. La Roma al calcio di punizione. Tiro di Zaniolo. La sua conclusione manca allo specchio della porta. Cristante riconquista la palla. Cristante prova a prolungare. Prova il tiro. Difesa colta di sorpresa nell'azione precedente. La mette sulla sinistra. Errore qui, pallone sprecato. Mkhitaryan allarga il gioco con pallone a sinistra. Donali. Ecco il filtrante per Giroud.
Karsdorp. Nessun gol finora. Mancini. Zaniolo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Mancini. Scodella in avanti. Mkhitaryan. Giroud. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Buon lancio. Spazza il più lontano possibile. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Palla in mezzo. Libera al momento giusto. Hernandez raccoglie un passaggio dalle retrovie. E non ci arriva nessuno. Bakayoko sul pallone. Attenzione. Splendida reazione del portiere. Salva la sua porta. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Decide di non rischiare. Brahim Diaz. Brahim Diaz. Finalizzazione decisamente infelice. Hanno avuto meno occasioni degli avversari e ci hanno provato così. Forse è meglio avvicinarsi un po' di più. Veretout. Ottiene un buon calcio di punizione. La Roma al calcio di punizione. Qui marcatura asfissiante. L'appoggio sulla fascia. Hernandez riesce a rubargli il pallone. Cristante è l'autore del fallo. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. Prova a giocarla in profondità. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Si avvicina l'arbitro, attenzione perché era già ammonito. E infatti, ecco il secondo cartellino. E poi il rosso. Evidentemente non trova giusto il cartellino, ma dovrà controllare la sua reazione e misurare anche le parole. In questi casi è facile lasciarsi trasportare. La Roma dovrà affrontare il resto della partita in 10. Un po' confuso della gara, le due squadre non riescono a costruire. Può metterla in mezzo. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. L'estremo difensore la calcia lunga. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ottima progressione, palla al piede. C'è Giroud. E trova il compagno. Il portiere la calcia lontano. Brahim Diaz. Prova a metterci il piede. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio.
Zaniolo dimostra di saper fare anche il difensore. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Non può sbagliare, chance per tirare. Allontana il pallone. La gioca a sinistra. Può cercare il taglio in mezzo. Ottima giocata. Può crossare. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Tonali. Cerca lo spunto. Brahim Diaz. Tiro davvero da dimenticare. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Scatta verso il pallone. Vive tu. Riceve un bel pallone. La Roma al calcio di punizione. C'è il colpo di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Cinque giri di orologio per andare a riposo. Si allunga e trova la palla. Zaniolo. Palla oltre la linea, gioco fermo. Smalling. Mancini. Ibañez. Mancini. Smalling. E passa. Mkhitaryan. Smalling. Karsdor. Zaniolo. Karsdor. La Roma non riesce a trovare varchi nonostante il possesso prolungato. Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine. Scatta verso il pallone. La Roma al calcio di punizione. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. Si arrabbia, questo cartellino non lo vuole proprio, ma l'arbitro ha le idee chiare. E c'è una palla filtrata. Riceve il passaggio. Pallone in aria. Primo tempo che finisce qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. È stato un primo tempo divertente, un incontro giocato a viso aperto e con buona intensità. Entrambe le formazioni hanno avuto le loro occasioni e sono un po' sorpreso che nessuna delle due sia ancora riuscita a segnare. Ma c'è ancora tutto il secondo tempo da giocare. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Finora siamo ancora in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. Bakayoko. Brahim Diaz. Mkhitaryan, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Ibañez. Mancini. Smalling.
lungo passaggio in avanti. Karsdorp. Perde il duello fisico con l'avversario. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Decidono di giocarla all'indietro. Mancini. Mkhitaryan. Alza la palla in profondità verso un compagno. Scatta verso il pallone. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. El Shaarawy avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Avanza deciso. Non ci sono compagni a supportarlo e allora non può che tentare l'azione individuale. Zaniolo. Prova a tirare. È fuori di poco a sinistra. Ha fatto bene a provarci da quella posizione. Meritava solo maggior fortuna. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Karsdorp. Brahim Diaz. Da lì può segnare. Alla postolpista. Il portiere si mette nel suo per evitare il gol. Si esprime in un buon intervento. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Bakayoko sul pallone. Alcuni soggetti saranno sfiancati con queste marcature personalizzate. Quando devi difendere in questo modo, non puoi permetterti di fare troppi complimenti. Sta all'arbitro poi decidere se sta esagerando o no. Dire tu. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Rebic. Ibañez. 0-0, nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi sull'altra. Riceve in ottima posizione. Occhio, va al tiro. Parata di lui Patricio. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Mancini. Palla in avanti verso il compagno. Vediamo se può capitalizzare. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Karsdorp. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Mkhitaryan. Ibañez. Siamo ancora in attesa del primo gol, primo momento 0-0. Brahim Diaz. Florenzi. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Intercetta il passaggio, pericolo. Karsdorp. Hanno ottenuto un fallo laterale. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Riceve un pallone interessante. Pronto al tiro.
Bonali la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono arrivati. E attento, e allontana senza problemi. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Bene tu. La mette in avanti. E trova bene il compagno. Prova il cross. Si libera della palla ed evita complicazioni. Prende subito il possesso della sfera. Bakayoko cerca la fondo sulla sinistra. Possibilità di Brahim Diaz. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. È vero che chi semina raccoglie, ma devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Karsdorp. Palla Mkhitaryan. Sceglie il lancio lungo. Ben fatto, intervenuto quando c'era bisogno di lui. Il portiere la spedisce su. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Riceve in area. Occasione da rete. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. La Roma decide per un'altra sostituzione. La Roma al calcio di punizione. Tenta di allontanare il pallone. Prova con la palla lunga. Può provare. Il portiere si oppone. Allontana il pericolo. Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio fatto con il contagiri. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Bruno Peres scatta verso il pallone. Deve buttare dentro un cross. Può colpire. La butta via e fa respirare la difesa. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Da lì può prova la gol. È un grande riflesso qui. Prova la giocata in verticale. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. E riesce a spazzarla via. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione già annunciate per altro qualcuno. Bakayoko prova a spingere sulla corsia di sinistra. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Opportunità da calcio piazzato, occhio ai saltatori. Caccerà forte o proverà la giocata di fine? Spazza via senza frongere. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Palla riconquistata immediatamente. Cerca lo spunto.
E ora avranno una chance da calcio d'angolo. Tonali pronto dalla bandierina. Sbaglia la situazione. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Florenzi. Tonali. C'è tiro! Buono lo stop e il tiro di prima intenzione. Purtroppo non ha trovato il gol. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rinforza. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Bruno Peres cerca l'uomo là davanti. Lancia il compagno in profondità. Ha spazio sulla fascia. La mette in mezzo. Recuperano il possesso del pallone. Costringe l'avversario al fallo. Contrasti duri, partita sentita, combattuta. Non bisogna degenerare, però qualcuno si farà male. Gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. Decide di sfruttare la fascia. 0-0 e siamo in recupero. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Opportunità di ripartire. Romagnoli. Ottimo passaggio. Deve... Oh, e l'estremo difensore ci arriva. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Palla allontanata senza troppi complimenti. La squadra ora deve salire se vogliono provare a giocarsi quest'ultima azione. Di forza, opta per il lancio lungo. Finisce così, non c'è più tempo. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Giusto risultato di parità, ma insomma. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? È stata una partita tesa, combattuta. Alla fine nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio, ma abbiamo assistito a un confronto intenso, soprattutto dal punto di vista tattico. Non ci resta più molto tempo. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente.